Buongiorno. A parte l'arroganza antropologica, che a me pare tipica di una rozza, di un rozzo concetto culturale, di inserire nella Costituzione americana l'ipocrita indicazione del diritto alla felicità. È chiaro che era un'affermazione demagogica di principio assolutamente inattuabile. E infatti è stato confermato dalla storia, da quando è stata scritta la Costituzione americana. A parte la propensione alla criminalità che sembra avere quel popolo, forse erede della cosiddetta nuova frontiera. Ma io vorrei parlare di cose più serie e più importanti. Vorrei richiamarmi a Kant, il quale molto profondamente e intelligentemente sottolinea un aspetto che a me pare fondamentale. Perché, scrive Kant, cito dalla Critica del giudizio, che si occupa d'arte e altro, egli scrive: perché dal fatto che l'uomo esistendo fa della felicità il suo scopo finale, non risulta alcun concetto del fine per cui egli esista in generale e che valore egli abbia per meritare che gli si renda piacevole la propria esistenza. Quale valore egli abbia perché si renda piacevole la propria esistenza. Ecco, meditiamo sulle parole. Bisogna dunque che egli sia già presupposto come scopo finale della creazione perché si abbia un fondamento razionale per ritenere che la natura debba accordarsi con la sua felicità. Quando lo si consideri secondo i principi dei fini come un tutto assoluto, sicché soltanto la facoltà di desiderare, non quella che rende l'uomo indipendente dalla natura mediante impulsi sensibili, rispetto al cui valore della sua esistenza riposa su ciò che egli subisce e gode, ma il valore che egli può dare a se stesso e che consiste in ciò che egli fa nel modo e nei principi delle sue azioni, in quanto membro della natura, ma nella libertà della sua facoltà. Ecco, quindi, tradotto in parole semplici, non è scritto in nessuna parte della natura che l'uomo abbia diritto alla felicità. Egli ha il diritto alla felicità in quanto riesce a conquistare la felicità. E Kant aggiunge, lo cito perché mi sembra fondamentale, quando affonda il tema nella forma radicale, il tema della fisicità, la misura, in breve, da un lato nega la pretesa di felicità, dall'altro fa dipendere la felicità da una condotta morale. A questo si aggiunga che dalla legge
morale, noi ci sentiamo obbligati a rendere a un supremo fine universale, mentre noi sentiamo che, come tutta la natura, siamo insufficienti a raggiungerlo e che soltanto in quanto tendiamo ad esso possiamo giudicare di conformarci allo scopo finale di una causa intelligente del mondo, se tale causa esiste, e in tal modo è dato dalla ragione pratica un fondamento puramente morale per ammettere questa causa, perché ciò può avvenire senza contraddizioni, sicché non corriamo più il pericolo di considerare come del tutto vani gli effetti del nostro sforzo e di lasciarlo perciò inlanguidirsi. Leggo ancora un breve tratto. La condizione soggettiva per cui la legge morale, l'uomo e secondo tutti i nostri concetti anche oggi essere ragionevole e finito, può porsi uno scopo finale e la felicità, per conseguenza il sommo bene fisico possibile nel mondo e che deve essere perseguito come scopo finale per quanto è in noi, è la felicità, sotto la definizione oggettiva, che l'uomo si accordi con la legge della moralità, come con quella che rende degno di essere felice. Ecco, Kant ha sintetizzato in modo magistrale questa nostra pretesa di felicità che si attua nel modo assolutamente contrario a quello che Kant definisce. Cioè, noi consideriamo un diritto alla felicità il diritto a compiere ogni tipo di azione, per quanto perversa, degradante, eccetera, che ci rende felici. Soltanto che sbagliamo lo scopo, cioè i fatti, la cronaca, la realtà, ce lo dimostra ogni giorno. Cioè il femminismo e le ideologie di omosessuali vanno in senso direttamente opposto. E infatti la felicità non appartiene più a questa nostra età. La felicità è un mito. È un mito come la libertà. Soltanto che la libertà si può attuare trasgredendo tutto e facendo le cose che a noi più aggradano. Mentre la felicità è un discorso diverso, perché è una questione psicologica profondamente individuale, che quindi deve consistere in qualche misura nella soddisfazione di noi stessi. Quando per esempio in ogni professione, pensiamo all'arte, quando l'artista raggiunge un risultato estremamente appagante, completo, che corrisponda all'idea che aveva nel creare quell'opera, ecco, in quel momento ha un attimo di felicità. Perché? Perché ha compiuto qualcosa che era in qualche modo sentiva come una necessità, come un dovere, come un obbligo. Quindi, disgiungendo la moralità dalla felicità, noi crediamo un vulnus reale nella nostra psicologia, nel nostro modo di essere, per cui non concludiamo assolutamente nulla, cioè barcogliamo in una situazione di confusione mentale che è ben espressa da questa presunzione antropologica che citavo all'inizio della Costituzione americana, che arriva a includere la felicità come un diritto. Secondo me questa stessa affermazione è già di per sé un segno di ignoranza antropologica, vorrei dire, cioè non esiste
ci sono questi padri della Costituzione americana, Jefferson, Washington e tutti questi soggetti, Lincoln, eccetera, i quali vengono citati come grandi, grandi personaggi. Cioè, secondo me, forse non è così. Cioè, io infatti, come chi mi segue ha visto da tempo, ho un atteggiamento estremamente critico nei confronti degli Stati Uniti, perché secondo me sono, come si suol dire, partiti col piede sbagliato. Cioè, hanno proceduto per presunzioni, per supposizioni assolutamente irrazionali. Cioè, scrivere nella Costituzione il diritto alla felicità e nello stesso tempo scrivere il diritto di portare armi, come ho già avuto modo di dire, le armi li portano tutti e sparano e uccidono. Credo sia la nazione in cui avvengono più numerosi massacri di persone innocenti nelle situazioni più disparate, nelle scuole, nelle chiese, nei licei. Mentre il diritto alla felicità è assolutamente inattuato. Tanto è vero che il femminismo, che ha preso piede in America, fa consistere la felicità in cosa? Nella sessualità, nella presa di potere, nella supremazia sul maschilismo reale o supposto. Quindi si creano questi squilibri socioculturali nei quali poi è difficile arrivare a una definizione che abbia un qualche significato culturale, psicologico e etico. Poi non se ne parla proprio, perché il femminismo, di qualunque cosa parli, una cosa è sicura: ha espulso la moralità dalle proprie teorie. Cioè, la moralità col femminismo è come è il classico esempio di cui si diceva un tempo dell'acqua santa e il diavolo. Ecco, perché? Perché solo attraverso la trasgressione continua, il solipsismo esasperato, l'intimismo esasperato, il pensare a se stessi come l'entità più importante che esista, giustifica le teorie femministe, giustifica buona parte della società contemporanea che da queste teorie è influenzato. Per il momento non ancora totalmente dominato, ma pesantemente influenzato. Quindi, se noi ritorniamo al buon vecchio Kant, vediamo in cosa consiste la felicità. La felicità non è un dono naturale che la natura si preoccupa di darci. Per quale motivo? Perché mai la natura dovrebbe preoccuparci di dare a noi la felicità? Non esiste qualcosa del genere. Perché non può esistere, per esempio, per gli altri animali, spesso molto più nobili nella loro semplicità, nel loro istinto, di quanto siamo noi, nella nostra rozza pretesa di dominio, di diritto di, ecco, questa parola diritto invade ogni ambito sociale, c'è sempre questo aspetto del diritto, il diritto a, quando per esempio si votano i matrimoni gay o altre porcate del genere, si dice il diritto a, è una legge di civiltà, ecco, questa è una cosa francamente orripilante, di cui non sembriamo essere assolutamente consapevoli, perché riteniamo che tutto ci sia, debba essere concesso, salvo poi, e questo è un aspetto importante, salvo poi scaricare sulla collettività, anche quelli che quindi non condividono le nostre idee, le conseguenze del nostro agire. Questo è un aspetto che non viene considerato sufficiente. E quindi il concludo dicendo: aveva capito molto di più Kant due secoli fa su quello che è il limite
della nostra felicità. La felicità è un qualcosa, ovviamente ciascuno poi la interpreta, la vive secondo il proprio sentimento, secondo la propria psicologia, ma è una conquista che, oserei dire, viene fatta giorno per giorno. Per quanto mi riguarda, se mi è consentita una sintesi, secondo me felicità equivale ad equilibrio. Equilibrio tra noi e la realtà che viviamo. Quindi nella misura in cui forziamo questo rapporto, nella misura in cui vogliamo prevaricare la realtà, vogliamo sovrapporre le nostre degradazioni, i nostri desideri, la nostra incontinenza di ogni genere, ecco che usciamo dall'equilibrio e quindi perdiamo la possibilità di essere felici. Questo è quanto. Non è poi così complicata la definizione. Kant l'ha data in un modo assolutamente chiaro, adamantino. La felicità non è un diritto che la natura ci garantisce. Lascio a voi queste mie modeste considerazioni e che ognuno tragga le conclusioni che crede giuste oppure rifiuti il tutto. Buongiorno.